Allora, che spettacolo, ragazzi, buongiorno. Siamo live in diretta sia su Facebook che su YouTube ci sono. Ditemi se mi vedete. Sto tentando di andare anche via Facebook. Allora, arrivo, eh. C'è qualcuno? Qualcuno che mi scrive su YouTube così vi vedo? Andiamo un po', trasmetto in diretta, dovrei essere di qua su Facebook. Prima in diretta 001. Ok, 5 persone su YouTube. Scrivete ragazzi su YouTube un commento così vedo se è tutto a posto. E di qua, benissimo, dovremmo essere live anche su Facebook. Molto bene, speriamo regga tutto. C'è Mirko di qua su Facebook, di là siamo su YouTube. Spettacolo. Cellulare YouTube. Ciao Stefan, ah ci sei, perfetto, molto bene. I know that you want me to make some videos in English, but for now you have to stay in Italian. I'm sorry. Maybe in the future I will do some video in English and I don't know how about to open a English channel, and I don't know, but now we stay. Mamma mia, quanti messaggi sopra sotto, non vi trovo più. Boh. Allora, ragazzi, innanzitutto un ringraziamento ai miei corsisti e ai miei clienti di questi giorni, che con cui ho rimandato corsi e consulenza perché sono malatissimo e quindi io continuerò a bere perché sennò mi scasso e non riesco a parlarvi. Quindi un ringraziamento a loro. Sono malatissimo, però ho detto voglio fare questo video, questa live in cui parliamo un po' del bilanciamento dei prodotti e dell'importanza della cottura, che leggendo anche in giro i commenti, spesso sono cose sottovalutate nella valutazione di un prodotto. Ciao Mario, Padre Vita, e ciao a tutti anche su Facebook. Scusate se non vi risponderò andando avanti, ma avendo due, vedete che guardo sopra e sotto perché ho il computer sotto e il cellulare sopra col treppiede per la diretta YouTube. Quindi l'importanza della cottura, che è una fase di cui si parla poco adesso, e della sua combinazione col bilanciamento del prodotto. Allora, ragazzi, quello di cui volevo parlare è che la cottura dei nostri prodotti è la fase fondamentale che poi va a creare la nostra struttura. Se noi cambiamo tempi e temperature di cottura di un prodotto, ne cambiamo la struttura, possiamo avere la croccantezza o la morbidezza lavorando sulla cottura. E adeguate combinazioni di tempi e temperature sono anche quello che ci dà, è quello che ci dà la caratteristica di un prodotto. Non so, prendiamo come esempio pizza napoletana, un prodotto che deve essere cotto 60-90 secondi attorno ai 485 gradi, con una certa, tipologia e quantità di ingredienti. Pizza in teglia romana. Prodotto che deve essere cotto per una decina di minuti totali a circa 300, 290, 310, quel che è, con una certa combinazione di ingredienti, e quantità degli stessi. Questo è, molto importante perché se noi andiamo a cambiare, la quantità degli ingredienti in un prodotto, adesso voi sapete che ci sono le gare a idratare, a mettere acqua dentro qualsiasi cosa. Andiamo inevitabilmente a dover cambiare la tipologia del prodotto che stiamo facendo e la cottura di conseguenza. I tempi e
e le temperature sono caratteristici di ogni prodotto, perché la cottura è sinonimo di asciugatura. Noi diciamo che un prodotto da forno, un lievitato, è cotto quando i suoi amidi sono gelatinizzati, la struttura asciugata, e in bocca abbiamo la sensazione del cotto. Cosa avviene in un prodotto? Alla fine dell'ultima lievitazione, può essere una, due, tre lievitazioni, apretti, puntate, quello che volete, dipende dal prodotto di cui parliamo. All'interno è contenuta una certa quantità di gas, in questo caso anidride carbonica, prodotta dall'attività metabolica del Saccharomyces cerevisiae, se usiamo il lievito di birra. Questo prodotto viene messo nel forno. Parliamo di prodotti con glutine. L'anidride carbonica si espande perché aumentando la temperatura aumenta il volume, quindi l'anidride carbonica si espande, spinge la struttura dell'impasto che gli sta attorno, il glutine fa da maglia resistente. Mano a mano che noi cuociamo, l'acqua esce dal prodotto, il prodotto sviluppa fino a che non abbiamo la caramellizzazione degli zuccheri, la reazione di Maillard della crosta che la fa diventare dura. Quando la crosta si forma, il prodotto non sviluppa più, l'acqua continua a uscire, la struttura del glutine attorno all'aria si cristallizza, si ferma e abbiamo il nostro prodotto sviluppato più o meno, con alveolature di una forma e di una quantità e di una dimensione più diverse, eccetera, eccetera. Questo è il processo di cottura. Se questa cosa avviene, parliamo solo di quantità di acqua, tempi e temperature. Se questa cosa avviene per una certa quantità di acqua in certi tempi e certe temperature, appena noi andiamo a cambiare una di queste tre variabili, andiamo a cambiare tipologia di prodotto, risultato finale e grado di cottura. Nello specifico, se noi andiamo a aumentare l'idratazione di un prodotto, come spesso si fa, ne dobbiamo andare per asciugarlo allo stesso modo, cioè per renderlo ugualmente cotto. Ciao Simone, dobbiamo andare a cambiare le temperature di lavoro e i tempi di lavoro. Che cosa vuol dire però? Che se io voglio fare una pizza napoletana, invece di cuocere un 60% di idratazione, vado a cuocere un 75%. Per asciugare la struttura, per gelatinizzare perfettamente gli amidi, dovrò andare a cambiare quei 60-90 secondi e quei 485 gradi. Nel caso specifico dovrò diminuire le temperature e aumentare i tempi. Il problema è che in questo modo vado anche a cambiare la struttura finale del prodotto e quindi inizio a uscire dalle caratteristiche tipiche del prodotto che sto tentando di fare. Ecco perché bisogna sempre fare attenzione a tutte le evoluzioni stilistiche che si fanno. Non perché non vada bene, io sono il primo che le fa e che ci prova perché consentono di imparare cose nuove, ma perché ci portano molto fuori dal filone del prodotto che noi stiamo tentando di fare. La tradizione, l'unica cosa che la tradizione veramente ci può dare è una parola comune su cui discutere, un significato comune. Perché se io non sapessi che la carbonara deve essere fatta in un certo modo, deve essere in un certo modo, ognuno fa quello che vuole, no? Diventa tutto relativo. E quindi se io so che la pizza napoletana, la teglia o quel che volete deve essere, deve avere una certa faccia, questo è un modo di ragionare per tutti, uguale per tutti, e quindi quando uno parla di pizza napoletana sa che deve riferirsi a quel prodotto lì, perché sennò diventa tutto uguale per tutti. Scusate, tutto diverso, per chiunque ne parla di qualcosa, per me può significare una cosa, per te un'altra, ma non ha allora più senso discutere perché non si trova più un punto d'incontro. Quindi è fondamentale riferirsi quantomeno a una base comune su cui discutere. È Donato, sì, sembra una gara a chi idrata di più. Il problema è che cos'è successo negli ultimi anni? Il grano tenero originario italiano, autoctono, è sempre stato un grano con scarso tenore glutinico, scarso tenore proteico, quindi che male si prestava a prodotti che sviluppassero in un certo modo e ad assorbire certe quantità di acqua.
appena sono arrivati grani di tipo diverso dall'estero, immaginate, no, è arrivata la Manitoba, farina forte dall'estero, comunque grani diversi dai nostri, si è visto che con questi grani si potevano avere ricette completamente diverse. E attualmente l'industria molitoria italiana è così avanzata, è così veramente, come posso dire, ci dà qualsiasi cosa vogliamo. Vedete, io lavoro tanto all'estero e se c'è una cosa in cui l'Italia è veramente incredibile è la quantità di farine, di tipologie varie, di vari grani che è possibile trovare. Non c'è nessun altro paese all'estero in cui tu ti alzi domani, vuoi una farina di grano tenero tipo 2 V386, vai sul mercato e la trovi. Non esiste da nessun'altra parte del mondo. E quindi la possibilità adesso di avere praticamente i grani per fare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di evoluzione, ci dà la possibilità di divertirci come pazzi, no? E quindi chi se ne frega del fatto che la napoletana 100 anni fa veniva fatta con una farina che si spaventava anche solo a guardarla. Adesso abbiamo farine con cui possiamo fare napoletane con panetti asciuttissimi datati al 70-75%. Vero. Qual è il problema? È che se esageriamo con le idratazioni, dobbiamo cambiare tempi e temperature e andiamo a cambiare molto la tipologia del prodotto. Vedete, ogni prodotto, le caratteristiche che ha sono date proprio anche dalla corretta combinazione di idratazione, quantità di ingredienti, temperature e tempi di cottura. Se io vado a cambiare tutte queste cose, cambierò il prodotto finale. Quindi, ragazzi, la pizza napoletana ha quelle caratteristiche se viene cotta più o meno a quei tempi, più o meno a quelle temperature, con più o meno quell'acqua. C'è niente da fare. La teglia romana ha quelle caratteristiche se viene cotta in quei 10 minuti, con quei 300 gradi, con quell'80% di acqua. Un panettone ha quelle caratteristiche se viene cotto per quei 40-45 minuti quel che l'è, con quegli ingredienti, a quelle temperature, 170 gradi o quel che è. Non è equivalente ad avere lo stesso tipo di prodotto, cambiare i tempi e le temperature per adattarsi a una ricetta che è stravolta rispetto a quella che dovremmo avere. Perché è vero, uno mi può dire, guarda Giovanni, sì certo, e tu hai ragione, è certo che ho ragione, perché è così. Io faccio la teglia romana idratata al 97% e invece che cuocerla a 300 gradi per 10 minuti, io la cuocio a 260 gradi per 15 minuti. Va bene. Il problema è che il prodotto che otterrai non è lo stesso, perché va a cambiare la struttura di come esce. Stesso discorso per la napoletana. Se io idrato una napoletana all'80% e me la cuocio a 380 gradi per 2 minuti e mezzo, non avrò il prodotto pizza napoletana, inizierò ad avere un altro tipo di prodotto. Vedete, tutto questo discorso è per sapere cosa c'è dietro, perché tanti non ci fanno caso e dobbiamo tenere presente che adesso il cibo e anche la pizza sono passati a un altro livello. E quindi per chi lavora veramente seriamente in questo settore, queste sono tutte cose da tenere in seria considerazione. Perché anche la stessa pizza non è più il prodotto umile, banale, semplice e senza alcun tipo di richiesta da parte del cliente che c'era fino a anche 20 anni fa. Adesso è comunissimo andare in pizzeria in cui una margherita costa 12 euro. E quando tu fai pagare un prodotto pizza così, devi dare un valore di un certo tipo, no? Perché noi diamo soldi in cambio di qualcos'altro, in cambio di una soluzione di un problema, in cambio di un valore. E quindi dietro non ci può più essere il semplice boh, vabbè, io impasto acqua e farina e faccio, ma ci deve essere molto di più. E quindi anche la conoscenza e la corretta interpretazione di tutte queste cose. Come sto? Sono ancora conciatino, se sentite la gola è ancora disastrata. Mamma mia, che disastro. Ok,
Questo è una cosa, tutti questi rapporti tra ingredienti, cottura, temperatura sono fondamentali da tenere in considerazione per lavorare correttamente. Non solo per lavorare correttamente, per avere ben chiaro come funziona il prodotto che stiamo facendo e cosa stiamo facendo. La sperimentazione è fondamentale, tutti la seguiamo, tutti ci divertiamo a portarla avanti, ma deve essere finalizzata a fare qualcosa. Non deve essere destinata semplicemente a prendere un prodotto, lo faccio come voglio io e lo chiamo come si è sempre chiamato. Eh no, stai facendo un'altra roba. Ok. Cosa mi dite? Siete in tanti? Quanti siete? Poi non mi dà le persone like, 35, 40 Facebook, YouTube siete in 30, 40. Condividete questo video che sono cose molto, molto interessanti di cui discutere. Ad esempio, ai corsisti privati che ho, che ovviamente fanno la teglia in casa, dico sempre, mi raccomando, fate attenzione perché se... Nella maggior parte dei forni si può fare una buona teglia romana per forni di casa. Preriscaldando bene anche 250-260 gradi possono bastare, soprattutto per la prima pizza, per dargli una bella botta in 10 minuti e avere un bel prodotto. Ma se voi avete un prodotto se avete un forno che non vi scalda bene, che non scalda bene, non è equivalente a lasciarla lì dentro per 20-25 minuti. Perché otterrete un'altra cosa. È vero che arriverete lo stesso all'asciugatura di quel prodotto, ma otterrete un'altra cosa, un'altra tipologia di prodotto. Inevitabilmente. Altra cosa importante poi sono il cliente non ha, Emanuele Annibali, commento da Facebook. Probabilmente mentre la tecnologia produttiva va avanti, il cliente ancora non è formato per capire il prodotto che hanno davanti. Senz'altro, è ragionissima. E soprattutto, non solo, come li vedo i commenti su YouTube? Ah, ok. Per 2 giorni un pugno allo stomaco. Sì, non solo il cliente ancora non è formato, ma anche ragazzi, veramente fidatevi. La maggior parte, i pizzaioli spesso hanno ancora pochissime informazioni e conoscenze da questo punto di vista. Perché l'artigiano semplice, classico, ciao Laura. Di quel settore è sempre stato classicamente qualcuno che l'ha fatto sin da piccolo, l'ha visto fare dal papà, l'ha visto fare dal nonno e porta avanti la sua esperienza. Il problema è che nel giro di 10 anni noi siamo passati dal considerare la pizza, parliamo di pizza adesso, dal considerare una pizza il prodotto umile, semplice per eccellenza, fatto solo per riempirsi la pancia, a un qualcosa di più. E quello che è successo col cibo 20 anni fa, 20-30 anni fa, col cibo in generale, e adesso sta accadendo con la pizza. Il problema è che quando fai questo salto di qualità, questo salto nel concepire il prodotto, devi portare dietro tutto quanto. Perché ragazzi, se voi volete fare la pizzeria e volete fare la pizza, non so, gourmet, fate le vostre ricette alla cavolo, volete far pagare la margherita a 10, 12, 13 euro e poi non sa se un cliente arriva, vi chiede perché fai una certa cosa, non sa neanche rispondere. E ragazzi, non va bene. Non va bene, ok? E anche queste cose riguardanti processi, idratazione, cotture, temperature, sono cose fondamentali da studiare, da capire. Il fatto è che adesso gli strumenti, come diceva Emanuele, la tecnologia ci danno veramente robe pazzesche. Ragazzi, veramente, adesso... Con una farina tecnica moderna, un'impastatrice moderna, veramente voi fate quello che volete. Prendete, buttate dentro, fate partire l'impastatrice e quelle farine si incordano da sole. Il problema è che però se vi manca il processo che c'è dietro, le competenze che ci sono dietro e vi lasciate trasportare dagli strumenti, non sapete dove state andando, eh?
E quindi pizze con bighe al 2000%, idratazioni al 380%, sì, e poi al morso, al tatto, all'olfatto, né più né meno. Guardate le sezioni di cornicioni di pizze in cui si sbiella letteralmente con preimpasti e idratazioni. Sono lucide, gli amidi non sono gelatinizzati. Lo so che poi, soprattutto per la pizza napoletana, ragazzi, se ce la mangiamo bollente, appena tirata fuori dal forno, si percepisce ben poco. Però i difetti tecnici ci sono. Quando vedete video di chi stende pizze e tira e torna, tira e torna, tira e torna, tira e torna, vuol dire che c'è qualche errore in quell'impasto, in quel panetto. La biga non è semplice da utilizzare per la napoletana e non è molto intelligente usarla in percentuali altissime. Poi, ovviamente, se si sa fare tutte, si sa lavorare bene, ok, ci si riesce e si può fare. Però bisogna sempre fare attenzione che innovare e fare robe nuove semplicemente non porti problemi e basta rispetto alle procedure classiche. Adesso anche con la teglia romana. Ma ragazzi, ma c'è un dannato motivo per cui tutti quelli che fanno la teglia romana top level non idratano più dell'80%? C'è un motivo. Ragazzi, se no con la pizza non la cucite più, non l'asciugate più. E soprattutto, ciao Andrea, e soprattutto un conto è quando ci si diverte. Andrea Siraes, hai ragionissimo. Pensa a quanti meccanici auto negli anni passati non conoscevano il principio di funzionamento del motore endotermico. La conoscenza viene prima di tutto. Esatto, è proprio così. Possiamo paragonare il pizzaiolo al meccanico. E se fino a quando le macchine erano semplicissime 20 anni fa, potevi cavartela se non sapevi quasi niente. Adesso, lo sappiamo tutti, se una delle nostre macchine moderne ha un problema e il meccanico non è più che skillato su principi di elettronica, di gestione, eccetera, eccetera, non sa che cosa fare. È vero. Comunque la gente che assaggia teglia romana fatta in casa, io non sono un drago, sente la differenza con le pizze tradizionali. Serve soprattutto chi fa promozione ed informazione tecnico-scientifica. Esatto, Emanuele, ci sono veramente pochi che fanno informazione tecnico-scientifica fatta come si deve. Spesso si fa solo un gran marketing e pubblicità di quello che si fa, che va benissimo, è giustissimo. Il marketing serve a vendere un prodotto, però devi avere un prodotto serio dietro, cioè le conoscenze serie, ok? È inutile teglia romana idratata al 100%. Sì, e poi? Ragazzi, la teglia romana idratata al 100% non cuoce. Non potete neanche cuocerla rossa perché non vi asciuga. E fidatevi di chi fa il consulente e oltre ad aver visto dai privati 1000 forni di casa, ha visto 1000 forni professionali dai professionisti ai quali fa aprire i locali. C'è un motivo per cui i prodotti hanno trovato una quadratura. Poi se un giorno uno inventa un nuovo prodotto idratato al 100% e non so come va benissimo, però avrà bisogno di un processo suo di cottura, di temperature e sarà chiamato in un altro modo, non teglia romana, non pizza napoletana, non focacce, non so quello che o come volete chiamarlo. Ok? Ciao Mattia, come andiamo? Ma sei ancora su da Francesco? Ok, tra l'altro la cottura, il bilanciamento con gli ingredienti, tutto quello di cui stiamo parlando è anche l'attore principale che regola la digeribilità del prodotto. Adesso c'è un enorme casino, un enorme parlare delle maturazioni. Pare che se non metti un panetto in frigorifero a maturare per 10 giorni la tua pizza non può essere digeribile. Sono tutte palle. La maggior parte della digeribilità di un prodotto è data dal corretto bilanciamento degli ingredienti e la cottura.
Ma qua, scusate, facciamo un bel controesempio. Voi sapete, io sono tra le varie cose anche purtroppo un ingegnere aerospaziale. Gli ingegneri, gli scienziati lavorano per controesempi quando vogliono confutare un teorema, no? Una tesi, scusate, un'ipotesi. Ma a qualcuno voi vi ha mai detto che quando fate l'impasto della torta, che usate la stessa farina con cui potreste fare una pizza, deve stare 3 giorni in frigorifero a maturare, se no non è digeribile? E tra l'altro manco lievita. Qualcuno ha mai detto a chi fa le piadine che le palline delle piadine, tra l'altro anche loro non lievitate, quindi figures, devono stare 4 giorni in frigorifero? Se voi prende, se voi volete fare una focaccia di grano duro, no? E non la fate lievitare un giorno, siete sicuramente dei criminali, però se prendete lo stesso identico grano duro, lo impastate con l'acqua e ci fate gli spaghetti, non lievitano, non maturano, sono digeribilissimi. Anzi, la pasta, lo sapete, è portata come esempio di digeribilità. Cioè, perché? Perché è la cottura che è fondamentale. Quando voi prendete la pasta e la fate bollire per un quarto d'ora, la sua struttura, gli amidi gelatinizzano perfettamente, diventa perfettamente digeribile. Noi, per quanto riguarda la lunga maturazione, allunghiamo il processo sì per dare una parte di digeribilità, è vero, ma fino a un certo punto, ragazzi, guardate che gli enzimi, quello che devono mangiare, lo mangiano abbastanza in fretta, non è che stanno lì 10 giorni a mangiare roba dentro, eh. Fanno tutto abbastanza in fretta. Pensate, chi lavora bene con il lievito madre sa benissimo cosa succede se lasciano il lievito madre al caldo più di 4 ore. Quello deve essere rifornito di nuovo cibo. E invece nel nostro impasto fatto con il lievito di birra deve essere così diverso. Non lo è. Una volta che voi mettete il vostro impasto a maturare in frigorifero, guardate che 24 ore hanno già fatto ma di tutto e di più. È già pronto per fare quello che volete. Noi allunghiamo questi processi soprattutto per i profumi e per il sapore, perché facciamo in modo di rallentare l'attività del Saccharomyces cerevisiae abbassando le temperature in maniera tale che i suoi scarti metabolici vengano prodotti delicatamente per un po' più di tempo, senza devastarci il naso con la fermentazione alcolica che ha il lievito di birra se ne usiamo troppo in troppo poco tempo. Questo è il motivo per cui si allungano le maturazioni. Ma una volta che è stata 24, 36, 48 ore, è finita. I panetti 10 giorni in frigo non è che sono più digeribili. La digeribilità, tranne diciamo un primo processo di maturazione fatto bene, è dato da che ingredienti usate, di che qualità, in che proporzioni e come cuocete. Perché se voi pigliate un panetto, lasciatelo anche 10 giorni, lo cuocete male, lo mangiate crudo, vi rimane sulla panza. Poi anche lì c'è da discuterne. Al contrario, voi potete fare perfettamente una focaccina in 5, 6 ore, 7 ore ed è perfettamente digeribile. Ciao Dav, uno dei miei più grandi fans. Ciao Dav, sei un pirla. Capito? Sì, dalla forza della farina, sì e no, sì, sicuramente sì. Ma anche lì, a che diavolo serve adesso usare delle V4000, V350, 400 per poi dover aspettare i giorni? Ma non ha senso. Anche lì, ragazzi, io per alcuni locali devo usare forzatamente delle V380, le faccio fare a 30 ore, sono digeribilissime lo stesso le pizze. Cioè, quindi facciamo i bravi. Aspettate un attimo che si sta scaricando la batteria del Mac e lo attacco. Voilà. Eccoci. Davide, cosa ne pensi di questo pippone sulle maturazioni e sul resto? Pensi posso trovare una buona inquadratura per riuscire a realizzare una buona pizza casalinga tipo napoletana? Cosa vuol dire tipo napoletana? Altra cosa, ragazzi, come vi dicevo, la cottura è tipica di ogni prodotto. Ragazzi, se non avete 400 gradi non potete fare la pizza napoletana, ok? Se non avete almeno 250-260 non potete fare la teglia romana.
Perché vi manca lo strumento? È inutile che vi ammazzate, quello che dico sempre a chi si diverte in casa, perché continuate ad ammazzarvi tentando di fare le pizze tonde simil napoletane nel forno di casa se il forno di casa arriva a 250 gradi? Ah, ma metto la pietra refrattaria. La pietra refrattaria non è un generatore di energia, semplicemente intrappola, ha un'inerzia termica maggiore, intrappola il calore, lo rilascia più lentamente, ma non produce energia dal niente, non produce calore ulteriore rispetto a quello che può produrre il vostro forno. Nel forno di casa divertitevi a fare le vostre tegliette romane, divertitevi a fare le vostre focacce. Madonna, la fate la focaccia genovese, chiedete ai miei corsisti che sono venuti a fare corso di genovese che diventa anche pizza se lo calibrate bene. È eccezionale. No, che cannello, Andrea, ti prego, no, no, ti banno subito. No, scherzo, dai, sei stato simpatico. Ciao Luca. Chi è che ha messo Andrea? Ok, quindi anche la storia. Adesso vi fate perdere. State scrivendo in troppi, perdo il filo. Anche la storia delle maturazioni, delle lunghissime maturazioni per la digeribilità è una bufala. Non è vero. Non è vero. L'esempio della torta, voi in una torta potete usare un grano tenero V250 con cui potete fare tranquillamente una pizza, ma per la torta qualcuno mi aveva detto che deve maturare in frigorifero 3 giorni l'impasto. Cioè voi avete l'impasto da torta e lasciate lì 3 giorni perché deve maturare. Ma fatelo cuocete. Il fatto che sia che la digerite bene dipende da se avete usato quanto grasso, di che qualità e se cuocete bene. Se sbagliate la ricetta, cuocete male nel forno, la vostra torta vi rimane sullo stomaco. Se fate tutto bene, la vostra torta è digeribilissima e non vi dà nessun problema. E se questo vale usando la farina in quel modo, perché non dovrebbe valere per la pizza, scusate, o per i prodotti lievitati? Ripeto, la cottura, i bilanciamenti della cottura sono veramente la fase fondamentale che decide com'è il prodotto. Ciao Giovanni, provo a goccia con fan per capelli. Scherzo. Vabbè. Mannaggia, mi sto perdendo tutto. Giorno, ciao Giovanni, napoletano con un errore tecnicamente. Una napoletana con cornicione soffice. Ciao Elisa. Quante belle domande. Secondo me qualcuno di voi è già a casa per le ferie, maledetti che non siete altro, eh. Cos'è che vi volevo dire? Ecco, se si vuole poi entrare molto nel tecnico, un'altra cosa che c'entra, oltre alla quantità di impasto puro, cioè la massa, perché anche quella decide come deve essere calibrata la cottura, è lo sviluppo. Perché più il prodotto sviluppa bene, quindi questo dipende dal processo, più il prodotto sviluppa bene, più il calore entra facilmente e lo cuoce bene. Tutti quelli, c'era Daniele Bernardo di Bernardo prima in diretta, lui che sa fare bene i panettoni ve lo confermerà. Se voi fate il panettone male, la struttura non tiene, lui non sviluppa in cottura, dentro non cuoce, anche con gli stessi tempi e le stesse temperature e gli stessi ingredienti che avete sempre usato. Perché? Perché non aprendosi il calore non riesce a entrare dentro facilmente, la struttura rimane molto più densa e offre molta più resistenza alla penetrazione del calore. Quindi questo è un altro fattore. Perché lo dico? Perché uno potrebbe dirmi, va bene Giovanni, però io idrato di più, però il mio prodotto sviluppa così bene che il calore riesce comunque a fare in tempo a entrare a cuocere. Qua si va veramente nel difficile, ma veramente nel difficile. Ok? Antonio, biologico sufficienti 16-18 ore di frigo. Ma Stefano, ma puoi farci anche molto meno di 16-18 ore, Stefano Manso. Poi qua chi c'è? Elisa, Malik Miriam. Antonio, c'è Giovanni, una napoletana con cornicione soffice. È un errore tecnicamente. Allora, ragazzi, per vedere se una napoletana è cotta correttamente, voi dovete fare questo test. Appena uscita dal forno, la napoletana deve essere rigida, se no non è cotta. Se la struttura non si è stabilizzata e si è cristallizzata, quella pizza non è cotta. Se vedete,
un pizzaiolo napoletano che col palino gira una pizza che si spetascia come un asciugamano sul palino, morbida, la tira fuori, quella pizza non è cotta, punto. Non ci sono palle, non ci sono discussioni, non è motivo di contenzioso. È così. Appena uscita dal forno deve essere rigida e il cornicione non deve essere molle appena tirata fuori dal forno. La napoletana, per essere perfetta, per essere una napoletana moderna perfettamente cotta, deve diventare morbida dopo 1-2 minuti, tendendosi a raffreddare. E l'acqua ritorna un po' dentro nella struttura e deve diventare morbida dopo, perché se è morbida subito non è cotta. E per capire se un cornicione della napoletana è fatto bene, voi da caldissima dovete schiacciare e deve rimanere giù. Deve, voi immaginate, no? Cornicione, la prospettiva. Schiacciate, pum! Deve rimanere spiattellato giù senza avere praticamente volume interno. In quel caso avete davanti un prodotto come si deve. Che io, per avere un paragone, ovviamente chi è venuto a fare il corso da me lo sa perché sono le mie, per avere un paragone esterno è la pizza che trovate da Francesco Martucci, dai Masagnali a Caserta. Quella è una napoletana moderna, perfetta. Veramente, grande Francesco. Cornicione sviluppato, voi lo appena arriva, schiacciate, pum, scompare, diventa alto così. E quando inizia a raffreddare prende la morbidezza. Quindi il cornicione di una napoletana corretta deve essere scrocchiarellino leggermente da caldo caldo e diventare morbido e soffice dopo 2 minuti. Non ascoltate chi vi possa dire che il cornicione, che la pizza napoletana è morbida. Se è morbida appena uscita dal forno non è cotta. Poi a uno può non dare fastidio, può non essere un problema, può dirvi che è classicamente così, a me va bene. Basta che mi dica, guardate, sì, per me è così, la napoletana è cruda. Il fatto è che la napoletana non deve essere cruda. La napoletana deve essere cotta correttamente. Anche perché anche nella napoletana si innesta il problema di cui parlavamo prima. Ragazzi, pizza napoletana, fino a 30 anni fa, ma ancora adesso per Napoli in alcuni posti, era proprio il minimo, il super fast food più economico che c'era. Ma secondo voi uno scugnizzo di Napoli 100 anni fa, che non sapeva come riempirsi la pancia, stava a pensare se era cruda, se era cotta, qual era il San Marzano, qual era la mozzarella, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, pigliava, buttava in pancia e mangiava. Figurarsi se ne fregava di come era fatta. Il fatto è che adesso la pizza non è più un prodotto riempipancia, neanche la napoletana, è diventato un prodotto figo, moderno, che viene fatto pagare. E quindi non ci si può più adagiare su quello che era la concezione del prodotto una volta, perché una volta non c'erano richieste da parte del cliente. Ma 60, 70, 80 anni fa, ma cosa volevate che potessero essere le richieste qualitative del cliente medio della pizza libretto nei vicoli di Napoli? Ma che c'è? Gli davi la monetina e ringraziavi di avere un disco di pasta pomodoro con cui poter riempire la pancia. E quindi il pizzaiolo stesso se ne strafregava, non aveva concetti, non aveva competenze, ma se anche le avesse avute, ma se ne sarebbe anche abbastanza strafregato, perché quel prodotto doveva rispondere a esigenze di un certo tipo. Adesso è cambiato completamente. E quindi bisogna dare risposte di altro tipo, derivanti da competenze di altro livello. Anche perché sono business, ragazzi. Questi sono locali, sono cose con cui prendi i soldi dai clienti e fai i soldi tu. E quindi bisogna lavorare seriamente. Lavorare seriamente non vuol dire solo farsi... Noi abbiamo purtroppo un posto misunderstanding che un bravo lavoratore è uno che si fa il culo come un asino. 20 ore al giorno, allora è bravo. No, non è questo. Cioè, perché se no qualsiasi operaio che lavora 20 ore al giorno è... No. Lavorare seriamente vuol dire sicuramente darsi da fare, ma portare competenze che altri non hanno.
Altrimenti il nostro lavoro, tra l'altro, sarebbe, il nostro lavoro no, perché io non sono un pizzaiolo, ad esempio, ma il lavoro, se no, di una persona che ha un locale sarebbe replicabile da chiunque in maniera molto facile. Perché se solamente lavoro fisico, ragazzi, lo possono fare tutti, tranne se abbiamo problemi o guai fisici, chiunque può fare lavoro fisico infinito, cioè si mette lì e lavora come una bestia finché sviene. No, invece bisogna portare dietro competenze di altro tipo. E quindi anche per la pizza, ragazzi, bisogna avere competenze nuove adesso, soprattutto quando i locali sono fighi, il marketing dice che fai robe strabilianti, fai pagare il tuo prodotto in un certo modo, bene, allora però devi avere dietro un background di un certo tipo, devi studiare, devi sapere rispondere a domande o a richieste di un certo livello, eccetera, eccetera. Non c'è altro razionale, non ci sono altri dati da dare, tutto il resto non si... Grazie, grazie Elisa. Ciao Romy. Cosa ne pensi del cotone violento 500 più gradi meno di 60 secondi? Bravo Fabrizio, bella domanda anche questa, stesso discorso. Ragazzi, cioè, io cosa qua c'ho a fare la pizza a 550 gradi in 35 secondi? Se lo faccio, devo sapere che devo adattare il mio prodotto. Quindi sicuramente, ad esempio, deve essere un prodotto molto asciutto. Se no, in 40 secondi io che cosa cuocio? Non riesco a cuocere niente. Qual è il problema? È che ci si è trovati di punto in bianco con tecniche e che ci riescono a far fare cose completamente diverse rispetto a quelle che si potevano fare anni fa, no? E allora ci si butta a capofitto. Il problema è che bisogna capire se poi queste nuove tecnologie e strumenti ci fanno fare un prodotto effettivamente migliore e non sia solo un virtuosismo tecnico del momento, no? Esatto, Jonathan Massaro, esattamente. Un bravo lavoratore sa miscelare competenza estrema, tecnica e commerciabilità. Almeno oggigiorno l'idea del mulo da fatica non solo è anacronistica, ma addirittura non remunerativa. Assolutamente. Questa è un'altra cosa che, avendo studiato, è uno dei servizi che do ai miei clienti, anche tutti gli aspetti del marketing. Ragazzi, nel 2018 non si possono più fare i soldi sui numeri se avete un locale. Cioè, o siete Amazon, o se pensate di farvi la concorrenza a chi fa pagare meno la pizza e a chi ne vende di più, siete finiti. Non marginate, non avete guadagno. Voi dovete fare un prodotto diverso, distinguervi, puntare sulla qualità e non sulla quantità. Far pagare una pizza in meno, magari 4 euro in più, ma dare un prodotto di tipo diverso. E qua torniamo al discorso di prima. Questo è l'unico modo adesso per avere un business che funziona bene. Ma quando fai un business di questo tipo, cioè proponi un'offerta con un prodotto particolare, originale, e che costa di più, la gente si deve accorgere che c'è roba dietro, non che è solo una sparata. Molto bene ragazzi, che bella chiacchierata multitasking stamattina. Io sono malatissimo. Va bene, dai, figliuoli. Come al solito vi assolvo dei vostri peccati panificatori. Ne approfitto per augurarvi un buonissimo Natale, ormai ci siamo. Ho voluto fare questo video anche per questo, così su entrambi i canali Facebook e YouTube. Vi faccio i miei auguri, ma tanto ci si sente ovviamente tutti i giorni posto qualcosa. E dopo Natale, se non lascio questo mondo prima per il mal di gola, spero di no, ci rivediamo da Tignes, che sono di nuovo su ad aiutare i ragazzi che hanno appena aperto, stanno andando benissimo, sono felicissimi loro e sono orgogliosissimo io del lavoro fatto da loro per farli partire, veramente, ragazzi che non avevano mai visto la teglia romana, in numero 3 giorni, sono riuscito a trasferirgli le competenze che sono servite ad aprire un locale che deve servire pizza, fare dei numeri e
enormi sulle piste, adesso li passano davanti migliaia di persone al giorno. Quindi è veramente un orgoglio per me, felicità, per loro che stanno andando molto bene. Quindi tornerò su dal 27 al 30, farò qualche diretta sicuramente da su, vi posterò un po' di pizza del nostro lavoro, di quello che si fa, eccetera, eccetera. Va bene, allora, come al solito condividete, like e prendete i miei servizi, contattatemi per consulenze per i professionisti, per aprire attività, eccetera, eccetera, privati anche. Ragazzi, adesso si va ad aprile, quindi datevi una mossa, belli. Tanti cari auguri, ci sentiamo i prossimi giorni, ma come dicono quelli bravi, se non ci sentiamo più, tanti auguri a voi e a famiglia. Allora, chiudiamo prima su YouTube. Dove si chiude? Qua, penso. Interrompo lo streaming.